il supereroe vincente di questi ultimi tempi è anche quello un eroe, un supereroe pessimista. Non è più il supereroe che ci salva, il supereroe che la gente guarda meravigliata nel cielo chiedendosi se è un uccello o un aereo, no. È Superman e che rende il mondo migliore. No, è un personaggio che molto spesso è vittima, per esempio, del sistema dei media, è un personaggio che non ha il favore del pubblico, che molto spesso gli stessi. È molto diverso, è molto più problematico il mondo del fumetto e anche il supereroe. Mentre prima il supereroe aveva la sua funzione specifica, adesso la domanda è qual è la funzione e su quello si svolgono le loro storie, E allora, le anche un po' storie per di rispondere implicitamente a questa domanda, per far rispondere magari alle immagini, ci vediamo qualche supereroe degli ultimi anni in questa clip. E 3, 2, 1. Guida da favola. A livello divulgativo e anche con un po' di semplicità che a volte contraddistingue pure il nostro, forzatamente il nostro lavoro di divulgatori, si pensa, adesso con tutta questa maxi offerta televisiva, canali dedicati ai cartoni e tutto, c'è meno affezione per lo sfogliare della carta, per gli eroi in strisce di una volta. E io volevo chiederti, quanto deve questo momento del fumetto all'esplosione del visuale che c'è in questi ultimi anni? Diciamo anche che questa crisi deriva dal fatto che un tempo i fumetti si buttavano e adesso si conservano e che veramente il posto in casa non c'è più proprio per i libri, no? Quando soprattutto ci sono queste collane che Certo. riempiono le librerie. Ma sicuramente il fumetto ha una grossa presenza nei nuovi media, ha una grossa presenza in internet e si parla di questo ebook del futuro anche per la lettura dei fumetti. Sono Pensi che la gente andrà lì sul book elettronico per i ma fumetti? sono stato in America recentemente e già questo c'è. C'è? Già questo c'è, tra gli appassionati c'è già l'idea di abbonarsi a tutta la produzione, per esempio Marvel dei supereroi, per poterla leggere e avere tutta sul Il libro computer, elettronico. evitando appunto l'ingombro della libreria e risparmiando moltissimo, perché l'abbonamento su internet piuttosto che cartaceo ovviamente costa 4 volte di meno, 5 volte di meno. Ormai siamo tutti in culture di nicchie, no? Di nicchie che si incrociano, si Certo. intersecano, si scambiano anche. E la nicchia dei appassionati dei fumetti, come vedo, è una nicchia anche che è molto alla page, molto aggiornata. È vero, è molto aggiornata ed il fumetto è vero, hai perfettamente ragione, che vive ormai
a parte alcune stelle come Tex Willer, come alcuni altri eroi Bonelli, ma vive proprio della nicchia e vive proprio di una nicchia moltiplicata. E sì, sono molto aggiornati, ovviamente si dice giustamente che non c'è più il fumetto per bambini, però invece il fumetto per adolescenti c'è, il fumetto per ragazzi c'è, ha molto successo e i ragazzi ovviamente sono perfettamente capaci di sapere come entrare nei misteri dell'informatica. Senti Luca, passando dalla parte opposta, dal consumatore al produttore, gli autori in questo periodo come se la passano? Come sempre gli autori devono trovare la propria strada anche dal punto di vista editoriale, insomma, no? Solo che un tempo l'unica maniera è andare con le cartelline in giro per gli editori, adesso possono farsi pubblicità attraverso i propri siti, i propri blog, e ci sono delle offerte, diciamo così, tra virgolette, gratuite, di fumetti molto molto interessanti e di alta qualità. Quindi esistono degli altri sbocchi anche al di là del fumetto. Il fumetto può diventare semplicemente con... possono diventare animazione, ecco, possono diventare merchandising. Per esempio c'è un personaggio inventato da Giacomo Bevilacqua, Panda Like, che è una specie di un panda come quello del WWF, molto grazioso, a cui piace fare determinate, tutta una serie di cose. Questo è un personaggio partito su internet che è diventato libro, che diventerà magliette, che diventerà altre cose. Questa è una possibilità del... Quindi la multimedialità. La multimedialità, certo. Quindi, a proposito di multimedialità, voi state preparando un'edizione di Castelli Animati. Sì, sì. Ci puoi dare qualche anticipazione? Come no. Che fra un mese più o meno. Come no, come no. Viene... dunque è precisamente dal 25 al 29 novembre a Genzano, al Cinema Modernissimo di Genzano, e viene il grande Nick Park, il creatore di Wallace & Gromit, con il suo produttore Peter Lord, il fondatore dell'Aardman Animation. Si parla veramente di due maestri assoluti dell'animazione europea. Viene sempre in Europa, ma in Estonia, il maestro dell'animazione estone Priit Pjaar, la cui curiosità è il fatto che il suo ultimo film si chiama La mia vita senza Gabriella Ferri. Ecco, a proposito di globalizzazione, penso che abbiamo raggiunto il massimo, dalle strade di Roma fino in Estonia, esatto. Però ci fa anche piacere. Come no? Allora noi ti ringraziamo per questo tempo che ci hai voluto dedicare, e insieme ci andiamo a vedere un altro settore molto vicino a questo del fumetto, vale a dire quello dei games, che sempre per essere stato presentato a Luca, sempre in questo servizio di Daniele Morini. Lo vediamo insieme, grazie. Cosplayer di tutto il mondo, unitevi a Lucca Comics and Games. Poteva essere questo il motto dell'edizione 2009 appena conclusa. Quest'anno la più importante rassegna dedicata al gioco in tutte le sue forme e all'immaginario fantastico ha gettato uno sguardo approfondito sui global project e sui creativi che li realizzano. Alla base del progetto c'è il sogno che si concretizza attraverso il gioco, ma anche attraverso la letteratura, attraverso l'animazione, il cartone animato, e poi ci siamo proprio concentrati nel valorizzare le componenti artistiche che stanno dietro il gioco. Nell'area giochi, oltre 20.000 metri quadrati, si sono tenuti tornei, concorsi, ruoli dal vivo, seminari e esibizioni di importanti illustratori italiani e stranieri. Si tirano fuori le luci dal buio, facendo venire fuori il personaggio in maniera un po' scultorea, dando un po' un effetto 3D. Dal 300, 400 in poi non è cambiato nulla in effetti per quanto riguarda la tecnica. Il riconoscimento per il miglior gioco di carte collezionabili assegnato dall'organizzazione è andato ad Age, Battaglia nel tempo, dove il calcio si fonde con il genere fantasy. Il punto di forza del progetto sta nell'unire due mondi apparentemente distanti come quello del calcio e quello del fantasy, che entrambi a sé stanti hanno un grandissimo successo, insieme è stata un po' una scommessa, diciamo vinta in questo momento. Tra i giochi di ruolo online spicca la grafica tridimensionale di World of Warcraft, 12 milioni di utenti, che diventa anche gioco di carte collezionabili con miniature. Bello è che stando in internet conosci tantissime persone. Io giocando ho conosciuto persone anche poi nella vita reale, l'ho incontrate, quindi non è vero quello che dicono che rimani tutto nel gioco, ma poi anche davvero ti puoi incontrare. Ancora una settimana nella galassia dei giochi musicali interattivi debutterà la stella di Lego Rock Band con tanto di Freddie Mercury.